Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che aprite appunto il mio canale YouTube. Sono in una location diversa, da un sacco di tempo che non registro, probabilmente questo sarà il primo video che vedrete dopo 2 mesi di assenza dal canale. Comunque, a parte lo sfondo bellissimo di cui sono veramente molto fiera, oggi vi volevo parlare di un prodotto che sto utilizzando da un sacco di tempo, all'incirca un mese e mezzo, insomma. Si tratta delle Face Halo, ovvero dei dischetti che vi permettono di rimuovere completamente il make-up, anche il make-up, anche il trucco waterproof, semplicemente utilizzando dell'acqua. È un marchio australiano che è stato creato in collaborazione con la youtuber Chloe Morello, che appunto fa da testimonial per questo brand, però potete trovarlo, per evitare appunto di pagare le spese della dogana, anche sul sito Beauty Bay, che è il sito dal quale ho acquistato io, attraverso cui potete, se acquistate un tot di prodotti, non pagare le spese di spedizione, però veramente trovate un sacco di marchi dentro quel sito, quindi se vi interessa acquistare questo prodotto sicuramente troverete qualcos'altro, insomma, per arrivare alla soglia per non pagare le spese di spedizione. Il prezzo di questo prodotto è di 20,95 euro, ma all'interno della confezione vi arrivano ben 3 pad. Io due di questi li ho utilizzati, mentre questo l'ho lasciato in tonso per farvi vedere un pochino la differenza dopo diversi utilizzi. All'incirca li sto utilizzando da un mese e mezzo, alternandole appunto, perché quando una è in lavatrice utilizzo l'altra, e questa invece è quella nuova che ho conservato per farvi vedere, insomma, come si presenta appena vi arriva a casa. Ovviamente tutte vi arrivano, insomma, confezionate all'interno di questi sacchettini, quindi all'interno della confezione nera che vi ho fatto vedere prima, all'interno di questi sacchettini che io ho conservato. All'interno della confezione vi arriva anche questo cartoncino esplicativo, che appunto ritrae Chloe Morello, che è appunto la testimonial di questo brand, e dove trovate anche scritte delle tips, insomma, per rimuovere il vostro make-up. Comunque appunto è molto semplice, perché vi basterà aggiungere dell'acqua tiepida, ma anche fredda. Ho provato sia con l'acqua fredda che con l'acqua tiepida o calda, e il risultato è perfetto in ogni caso. E appunto strizzare la spugnetta e passarla su tutto il viso. La cosa fighissima di questa spugnetta, di questo panno in microfibra, oltre ad essere morbidissimo e di nuova tecnologia, a quanto pare c'è scritto, permette appunto di struccare perfettamente tutto il trucco. Una volta che lui lo cattura, non viene più rilasciato e sparpagliato sul resto del viso, il che vuol dire che non vi ritroverete tipo il rossetto rosso qua, perché magari ve lo siete trasportato in giro per la faccia, ma rimane attaccato, rimane praticamente impresso nella spugnetta. E ci tenevo tantissimo a farvi questo video dopo però averli utilizzati per un po' di tempo, quindi a distanza di un mese e mezzo so esattamente che è un prodotto che vi consiglio. Primo, perché appunto vi permette di non utilizzare, abbandonare completamente tutti i prodotti chimici per lo struccaggio, e di conseguenza, oltre a danneggiare meno la vostra pelle, perché andate ad utilizzare meno prodotti, semplicemente utilizzate questo imbevuto di acqua, permette anche, diciamo, di non avere bottiglie e bottigliette da smaltire poi, e quindi, insomma, anche per una questione ambientale mi piace molto come concetto. Quindi per chi ha gli occhi sensibili come me, insomma, è un bel vantaggio. Oltretutto, adesso che arriva l'estate, saranno super super comodi, perché nel beauty non mi dovrò portare mille boccette, mille struccanti, ma mi basterà portare uno di questi e l'acqua la trovi sempre, immagino. Oggi volevo farvi vedere un attimino lo struccaggio del trucco che sto indossando, che comprende fondotinta, cipria, fardo illuminante terra, un rossetto liquido. Questo qui in particolare è il Silky Road di Nabla, quindi è un rossetto liquido a lunga tenuta metallizzato. Ho ciglia finte, come potete vedere, una bella linea di eyeliner waterproof, un trucco abbastanza pesante ma non troppo sugli occhi, e un prodotto waterproof per le sopracciglia, per ridisegnarle, un gel per le sopracciglia resistente all'acqua. Quindi vi farò vedere anche lo struccaggio di prodotti waterproof, mentre magari vi spiego come io le ho utilizzate fino ad ora, come le tengo pulite, come le disinfetto, eccetera, che è una cosa semplicissima. Inizierei a struccarmi. Qui ho una bellissima ciotolona di acqua, era calda, adesso sarà tiepida, è fredda, vabbè. Comunque immergo
semplicemente la mia spugnetta e la strizzo bene, noterete che si farà un po' più pesante, cioè non è grandissima come dimensioni, però una volta che la bagnate diventa veramente super morbida e rispetto ai primi utilizzi, cioè non so se si vede in videocamera, però questa che è nuova è molto più rigida rispetto a questa, ecco, si vede anche, vabbè, adesso questa è bagnata, però vi assicuro che non rimane così rigida, rimane molto più morbida anche il bordo. Comunque, appunto, strizzo ancora un attimino, potete strizzarla completamente. Ah, devo togliere le ciglia finte, quindi andiamole a rimuovere. Là. Appoggiare la spugnetta. Schiaccio in questo modo. Qua voglio riuscire a non tagliare niente, così almeno vi faccio proprio vedere. Passo anche dove c'è il sopracciglio, Faccio proprio questo movimento, come se avessi dei dischetti struccanti classici per andare a togliere il l'eyeliner. E vi ricordo che ho anche la colla per le ciglia finte, che ho già provato a rimuovere in diverse occasioni e rimuove perfettamente. Ok, mi si è spostata la lente, non vi impressionate. Però ragazzi, prima passata, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? L'ho passato in 2 secondi. Guardate il sopracciglio come è molto più, cioè come è struccato praticamente. Oddio, non è perfettamente struccato, magari faccio un'altra passatina, ma ora è struccato. E la cosa bella, ragazzi, è che guardate, cioè vedete che è tutta sporca e la passo sulla guancia, ma non rilascia praticamente niente. Anzi, va a catturare, ovviamente, il make-up che ho sul viso. Ed è una cosa, ragazzi, fantastica, perché io la sera non ho mai voglia di struccarmi. Cioè, guardate metà del viso. Mi strucco metà del viso giusto per farvi capire. Spero non vi impressionate per le lenti a contatto, perché mi si continuano a muovere, però vabbè. Per pulire bene il bordo dell'occhio, io tendenzialmente la piego su se stessa, in modo tale da riuscire a utilizzare il bordo. Questa è l'unica cosa un po' scomoda, ecco. E a pulire bene le ciglia anche. Ragazzi, avevo un eyeliner waterproof, quello di NYX, l'Epic Ink. Ci rendiamo conto? Ancora qualche residuo di colla, ma la colla è bella tosta, questa è quella di Mulac. Eccola. Poi più la passo, più è pulita. Ma siete pronti a vedere le labbra, ragazzi? Ribagno un attimino la spugnetta, quando la ribagnate comunque il prodotto non viene disciolto dentro l'acqua, rimane proprio attaccato, quindi non abbiate paura di andare sulla pelle del viso, perché questo non si attacca comunque, vedete? Facciamo le labbra, vi strucco sempre una metà così almeno potete vedere la differenza, guardate, Ok? Io sono allibita, ragazzi, solo con l'acqua mi sto struccando. Adesso vado a struccare l'altra metà usando l'altra parte della spugnetta, quindi appoggio, tra tra tra, massaggio un attimino, po, po, po. Cioè è fantastico. Io poi sono abbastanza aggressiva quando mi strucco, lo so, però cioè, guardate. Chissà che facce faccio mentre mi strucco. Comunque, guardate qua. Bocca.
Cioè, per chi non ha voglia di struccarsi la sera, cioè penso tutte, è una cosa fantastica. Come le lavo? Allora, io le lavo a mano, quindi con un pochino di sapone neutro, e le vado a strofinare. La strofino proprio facendo questo movimento qua. Oppure anche facendo questo movimento per far sfregare setola contro setola, in modo tale che si pulisca più in fretta. Ma una volta ogni tot, perché comunque lavandole in questo modo non diventano completamente, completamente bianche, cioè non tornano completamente pulite, magari rimane qualche residuo sempre attaccato alla setola. Quindi diciamo che ogni 2-3 giorni le sbatto in lavatrice e potete fare fino appunto 200 lavaggi, sia in lavatrice sia a mano. Quindi vi durano veramente tantissimo e non dovete usare nient'altro se non della semplicissima acqua. Un consiglio inoltre che vi posso dare, non fate come faccio io che mi strucco tipo come una camionista, cioè proprio pa! Ma magari sugli occhi state un attimino più attenti perché ogni tanto mi sono resa conto di essermi strappata delle ciglia, perché comunque è un panno che cattura, quindi fate attenzione quando siete nella zona appunto degli occhi. A non premere troppo e ad essere un po' più delicati rispetto a come mi strucco io. Questo, ragazzi, è il risultato dello struccaggio. Di solito ci metto proprio 5 minuti per struccarmi, è veramente super comodo. Io ve la straconsiglio veramente. Se non la conoscevate, andate comunque ad informarvi. So che esistono anche altri panni in microfibra molto simili. Io ho trovato questi qua anche perché mi piaceva l'idea di averne tre all'interno della confezione, però mai più senza, ragazzi. Madonna, che sopracciglia che ho! Fidatevi di me, prendete questo prodotto se avete gli occhi sensibili e vi danno magari fastidio le salviette o i prodotti struccanti. Se ci tenete particolarmente all'ambiente, insomma, a non dover smaltire bottigliette di plastica, eccetera. E se avete qualche amica curiosa di provare questa spugnetta in microfibra, all'interno ne trovate tre, quindi potete dividervi la spesa. È veramente una figata, ragazze, da quando ce l'ho io mi strucco solo con questa. Come al solito lasciatemi un commentino qui sotto, fatemi sapere che avete visto questo video, cosa ne pensate, quindi io aspetto i vostri commenti e i vostri like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, trovate il pulsante iscriviti qui sotto e la campanellina da attivare se non volete perdere nessun aggiornamento, quindi appunto quando pubblico i video, se attivate quella campanellina vi arriverà una notifica che vi dirà insomma che è uscito un nuovo video. Vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.